triste come amara, a settarsi a guardare tutte cose, tutte parole che niente pongo fa, si macina la gestata che lupo che lì Non ci sono parole, eh? Meraviglioso, meraviglioso. È meraviglioso, siete d'accordo, eh? L'atmosfera. E poi questa canzone, devo dire, è una delle più belle in assoluto. Grazie a Diana e a Claudio Massimiliano che ci hanno fatto assaporare anche con la musica questi meravigliosi gusti che abbiamo in Italia, perché anche questo è un Made in Italy, eh? Grazie davvero. Allora, immaginiamo mentre si mangia una pizza, esatto, che cosa non sarebbe. Meraviglioso. Diciamo che la storia di un popolo è storia di un orgoglio, di un modo di essere che secondo me si esprime con un prodotto, ma dietro c'è la cultura. C'è la storia del nostro paese. Voglio chiudere, siamo nella battuta finale. Allora, Davide Mandolini, cosa voleva aggiungere? Volevo innanzitutto riallacciarmi all'atmosfera positiva che c'è qui dentro, attorno al settore pizza. Noi il messaggio che vogliamo lanciare come Scuola Italiana Pizzaioli, noi lavoriamo in tutta Italia, anche all'estero, proprio per promuovere la tradizione italiana, la cultura italiana e la formazione nel settore pizza, e penso che sia l'unico strumento in questo momento per poter promuovere al meglio questo fantastico prodotto. Immagino ineccepibile, Leone Coppola, quello che ha appena detto il nostro Davide Mandolin, no? Sì, sono d'accordissimo. Infatti volevo solo dire di credere nella pizza, che i sogni si avverano, e di continuare così. E saluto tutti i colleghi pizzaioli, che di tenere, come si dice, in alto il nome della pizza italiana, esatto, che è importante. Grazie, esatto. Leone Coppola da Milano. Voglio salutare però Franco e Alessio, perché Alessio adesso ha una grande responsabilità, eh? Sì. È vero? Deve fare la allora pizza in bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie. E Franco, altre iniziative? Altre iniziative, il nostro principale obiettivo è quello là di portare, anzi facciamo un appello al nuovo governo che deve nascere, che sta per nascere, di portare in tutti gli istituti di pena per minori d'Italia, finché c'è pizza c'è speranza, perché come hanno avuto la possibilità i ragazzi di Napoli, li possiamo dare un po' a tutti i ragazzi d'Italia che hanno commesso qualche peccato. Franco, vogliamo che questo sia davvero così. Vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi a TG2 insieme. Chiedo scusa, ci teniamo a precisare che i corsi qui sono totalmente gratuiti, i ragazzi non pagano niente.
Certo, questo è molto importante perché invece magari gli altri corsi certo. hanno un costo che si aggira intorno ai 1.000-2.000 euro se non sbaglio, sì. mi conferma è lei? È vero, è questo, è il costo di un corso privato se vogliamo. Allora, io vi avevo detto che avevamo questa chicca bellissima di Troisi, sono di parola, adesso la vediamo, prima vi saluto, saluto Aldo Cursano, Davide Mandolin, saluto anche Alessio, Franco e ancora la nostra posteggia napoletana. Grazie a voi. Veramente grazie ci avete immerso in un grazie. Mondo magnifico. Grazie, grazie. È stato un mille. Piacere essere grazie con voi. Mille. Grazie a tutti, sentiamo un po' Troisi. E poi ci sta, cioè a pizza e spaghetti, sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio a mangiare di cosa a Napoli, si può mangiare solo la pizza o spaghetti? Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai alla porta e sentii tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sono detto a mio padre, che diceva, chi è? No, dicevo, sono Massimo, mio padre ha trapetto, dicevo, meno male che sei tu, stiamo mangiando i gnocchi. Io non voglio aggiungere una parola a quello che abbiamo appena visto e vi dico che adesso invece ci immergiamo in un altro mondo meraviglioso, sempre che riguarda la nostra bella Italia, ci immergiamo nell'arte.